Chiappella aveva provato lo schema per battere il Genoa, sfruttare, come vedete, la fascia sulla sinistra della difesa del Genoa, la zona più debole. La prova e dopo 8 minuti la rete, azione di Mazzola, libera, passaggio a Bertini, tiro di destro, rete. Bertini si infortuna proprio a conclusione di questa azione nella quale Marini atterra Basilico in area del Genoa. Il pareggio al 23esimo, Damiani a Pruzzo. Colpo di testa per Ghetti smarcato, rete. È 1-1. Nel secondo tempo Pruzzo prova prima su punizione e poi lo vediamo, riesce a segnare di testa su passaggio di Arcoleo, il gol più bello. Esulta Pruzzo e ha ragione perché con questo gol va in testa alla classifica dei cannonieri. È il momento del Genoa, sembra una danza. Damiani, Pruzzo, ancora Damiani, finta, passaggio a Ghetti, il tiro finisce in angolo. È il momento del Genoa, dicevamo. Maggioni anticipa un pallone di rimessa, passaggio a Basilico, tiro in corsa e traversa. Sembrava fatta, ma su questa azione al 44esimo esce il pareggio. Un'azione confusa sulla quale Genoa ha protestato. Ecco Pruzzo che rinvia in difesa. La palla finisce a Bini, il libero dell'Inter. Il tiro prende Fedele, tira, palo, rete. Il Genoa protesta per un presunto fallo dello stesso Fedele e per un punto perso sull'obiettivo della Coppa UEFA.